A Perugia è conto alla rovescia per l'attesa sentenza di secondo grado sul caso del delitto di Meredith Kercher, la studentessa inglese trovata morta il 2 novembre 2007 nella casa di Via della Pergola. In corte d'assise d'appello, prima della sentenza, le dichiarazioni spontanee di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, condannati in primo grado rispettivamente a 26 e 25 anni di carcere. La città è assediata da giorni da centinaia di giornalisti, moltissimi gli statunitensi, per raccontare il destino della connazionale Amanda. In aula oggi anche parte della famiglia di Meredith Kercher, mamma e sorella, che si sono detti allibite per il tam-tam mediatico di assoluzione di Amanda e Raffaele. Il processo si è giocato soprattutto sulle tracce di DNA. La Corte ha ammesso la perizia chiesta dalle difese, che ha ritenuto non attendibili gli accertamenti della scientifica per il DNA attribuito a Sollecito sul gancetto di reggiseno indossato dalla vittima.